Abbiamo inaugurato questa mattina il nuovo edificio e abbiamo iniziato quest'anno con questo grande edificio che ospita adesso tutta la scuola superiore. Certamente dobbiamo essere sempre così attenti a quelli che sono i segni dei tempi, perché la flessibilità e la riprogettazione dell'offerta formativa è qualcosa che dobbiamo sempre tenere d'occhio. Siamo partiti anche quest'anno con il tentativo di entrare nella sperimentazione della didattica digitale utilizzando il tablet, utilizzando gli iPad, e vediamo che piano piano anche questa cosa costruisce modalità diverse di apprendimento, di fare didattica, di scuola stessa. E poi ecco, adesso stiamo mettendo in piedi questo progetto del percorso triennale di formazione professionale. Abbiamo fatto quello che dovevamo, abbiamo un grande credito che il territorio ci dà, che le aziende ci danno, che le istituzioni scolastiche anche ci danno, adesso ci mancano solo i ragazzi. Speriamo che i ragazzi vengano, si iscrivano, vengano dai salesiani, questa volta ecco senza pagare la retta, come invece è sempre stato in questi 120 anni di storia. 120 anni sono tanti, speriamo che ce ne siano almeno altri 120. Certamente si vede questa cosa qua, che la storia dei salesiani a Treviglio è veramente profondamente legata alla città stessa, al territorio, ecco. C'è questo legame molto bello, molto profondo di affetto, che di fatto ha costruito questi 120 anni di storia. Da quello che si vede in questi giorni, in questi anni, in questi momenti, anche si può constatare proprio come veramente il fatto che si voglia bene a Don Bosco, che si voglia bene ai salesiani, è alla fine la cosa più importante, e come anche i salesiani ecco vogliano bene a questa città, a questi ragazzi che il territorio ci manda, ci affida, ecco, per continuare questa missione, speriamo ancora a lungo, nel nome di Don Bosco e nella fedeltà a lui. Credo proprio che quelli della mia generazione, quelli più anziani e quelli più giovani, saranno tutti concordi nel dire che una grande grazia poter aver avuto e avere anche in futuro la presenza di Salesiano, per la scuola, per la testimonianza, per i valori grandi che testimoniano, propongono all'apertura e l'impegno di tutti. Abbiamo detto la proposta di verità, l'occhio e il cuore di carità, il rispetto della libertà legittima. Credo che la presenza di Salesiani possa aiutare, e tutti ci auguriamo che questo servizio possa continuare a lungo per sempre la nostra città. È una presenza molto utile, apprezzato, che noi volentieri incoraggiamo.